Come molti di voi sapranno, durante tutto il percorso di crescita personale e professionale mi sono state fatte le domande più disparate per quanto riguarda la vita nel Regno Unito. Come vivere Londra è senza ombra di dubbio il topic che suscita sempre maggiore interesse. E sinceramente parlando, mi sono sempre cercato di moderare in questa risposta, non rispondendo magari così, d'impulso. Per quanto si possa dire, il come vivere Londra può cambiare drasticamente in base a come si guarda la vita ed il mondo che ci circonda. Se volessimo fare una riflessione un po' più approfondita sulla questione, dovremmo necessariamente almeno facilitarci il compito dividendo il tutto in tre fasi esistenziali di chi parte. Queste tre fasi hanno effetti determinanti sul come vivere Londra, sul come la si guarda questa città magnifica sì, ma altrettanto spietata all'evenienza. Il novellino. Il novellino è il ragazzo appena arrivato a Londra. Guarda la città con occhi freschi, pieni di meraviglia e di speranza. Ogni angolo nasconde una sorpresa, ed ogni sorpresa è una meravigliosa conquista. Come vivere Londra per lui non rappresenta affatto un punto sul quale fermarsi un attimo a riflettere. Quelli erano pensieri legati ai tempi passati, a quando era davanti al PC in cerca famelica di informazioni, ma ora no. Ora lui è a Londra, pronto a vivere appieno questa sua nuova avventura, una vita che vale la pena vivere. Perso tra gli odori di Camden Lock, si sente al centro del mondo, se non dell'universo. Se è una persona positiva, non si farà scoraggiare dalla pioggia né dalle centinaia di porte chiuse in faccia. In pochi giorni riuscirà a trovare un lavoro, uno qualsiasi, tanto non importa. La cosa più importante è incominciare. E poi il resto si vedrà. Dentro di sé racchiude una forza incredibile, una mistura perfetta tra speranza e voglia di fare. Poi c'è il Londoner. Oramai il ragazzo arrivato a Londra qualche anno fa ha accumulato abbastanza esperienza da reputarsi a tutti gli effetti cittadino della City. Adesso quasi non ci fa più caso quando passa sotto l'orologio più grande al mondo. E non si ferma più ad ammirare i gargoyle arrampicati sui palazzi del Parlamento. È concentrato. Ha un obiettivo davanti a sé e fila dritto per la sua strada. Con disinvoltura, districandosi tra la folla dei turisti, mantiene tra le mani fredde una tazza di cartone piena di caffè lungo che mai avrebbe bevuto in Italia. Lui vive la sua vita e spesso e volentieri si rende conto che non può pensare ad altro. Come vivere Londra in una maniera più dignitosa, magari con uno stipendio che gli permetta di mettere su famiglia e magari, perché no, completare quegli studi oramai accantonati da tanto, forse troppo tempo. Questi sono i pensieri più ricorrenti. Si fa mille domande e se non riesce a gestire lo stress, molto probabilmente vivere Londra potrebbe incominciare ad essere un peso sull'anima. E poi infine c'è il veterano. Lui sì che ne ha viste. Ha superato tanti, forse troppi ostacoli, ma è ancora qui. Legge spesso sui vari social di storie assurde capitate a Londra, ma non interviene con alcun commento. Sa bene che fa parte del gioco e coscientemente accetta che nella vita ci siano anche dei fallimenti. Londra non è per tutti, e lui lo sa bene. Oramai qualcosina l'ha costruita e nel suo piccolo è riuscito a realizzare i suoi altrettanto piccoli sogni. Per quelli grandi, c'è ancora tempo. Ricopre un ruolo fondamentale nella sua azienda, ha amici sparsi in tutto il mondo. Molti oramai non vivono più nemmeno in Inghilterra e a separarli ci sono interi oceani. Ha vissuto centinaia di vite, ha stretto migliaia di mani, ha appreso che non esistono confini se non quelli mentali. Come vivere Londra se non così? Consapevolmente, con maturità ed ottimismo. Il genere umano non è così incredibilmente brutto. Dopotutto, siamo pur sempre fatti della stessa materia di cui sono fatte le stelle.